E salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. In questo video andremo a vedere il pacco ombre, denominato così. E allora vediamo, competizione ombra. Allora, voi riceverete non rubino scura, no, questa era gratis. Allora, ombra, tipo ombra ambrandato, non lo so, ambrata, dovrebbe essere così il termine giusto. Raga, oggi mi sto imbrogliando, non ci posso domani. Comunque è davvero bella, a me piace, cioè più di quella originale, diciamo la verità. Poi c'è uccello ombra, che è quella che sto indossando ora, che è strepitosa. L'unica cosa che mi dispiace è che non si può togliere la maschera, e questa la rende un po' una pecca che potrebbe essere risolta. Infatti molti, quando sono andata a vedere i gameplay, si sono lamentati del fatto che non si potesse togliere la maschera. Cioè, che è bella anche con la maschera, ragazzi, perché da dietro, cioè, non è che si vede maschera o non. Però questo tocchettino lo potevano rifare. Poi c'è Scully, che anche lei è molto carina, con questi occhioni tutti bianchi. E sì, dai, mi piace. È una rivisitazione carina, direi. Poi vediamo il backpack. Io vi faccio vedere tutto quello che si può avere. Queste sono le sue ali. Vabbè, le conoscerete se avete la skin normale. Poi c'è questo che è del maschio, praticamente. Che, devo essere sincera, le preferivo un po' più basse, perché vanno proprio a coprire vicino alla testa, ragazzi, e cioè vi ciecate praticamente, come si diceva a me, vi prendete un colpo a giocare con quelle ali, quindi diciamo un po' bucciate per questo motivo. Potevano farle un po' meno chiare, oppure abbassarle un pochino e farle un po' più piccole, non lo so. Perché praticamente queste qui non danno molto fastidio, ci ho giocato. Però io non adoro il backpack, quindi non ci ho messo praticamente. Però non è così disturbante, perché alla fine è solo alle punte che è colorato. Questo sì e no. Allora, praticamente è carino, ma preferivo che non lo facessero così luccicoso. Cioè, o almeno fare tutta la parte grigia davanti, senza che lo facessero tutto luccicoso. Cioè, ho capito che deve essere luccicoso, però non tutto questo luccicume, insomma. Comunque, andiamo a provare lei. Io il set che le ho messo, sinceramente, le ho messo tutte le cose ombra. Infatti ho messo ombra del cielo, che era di Ruby. Come scia ho messo quella di Storm, perché comunque è bianca. Come mazza potete mettere anche quella di ombre, oppure quell'altro tipo che era con il teschietto, che sta bene anche a Shulky. C'è anche quello viola, cioè insomma, il nero potete anche spaziare. Anche questo, per esempio, per chi piace, a me non piace il piccone una mano, ci sta bene anche, benissimo anche questa. E fa anche un bel sound. Aspettate, ve lo faccio vedere. Fa tutta questa scia azzurrina. Oppure anche questo, però è un po' strano da mettere. Questo qui, forse col blu, oppure col viola, come preferite. Questa, perché diciamo che è semplice. Oppure questa, sono bianca e nera. Alla fine non è tutto questo colore. Questo qui, oppure questo sul rosso, no, così è meglio. Oppure così, o questo qui. Insomma, scegliete voi. Se avete qualche altra cosa delle ombre, io ve lo consiglio, perché sinceramente il pacchetto ombre è un po' difficile da abbinare. Ah sì, questo qui
Che di Storm ci sta benissimo, raga. Se vi piacciono i picconi a una mano, questo ci sta da Dio praticamente. Come designi, vabbè, ci sta bene, cioè sempre con l'ombra, oppure un'altra variante, ci sta bene questo. Se vi piacciono i backpack che vanno un po' più indietro. Pure questo ci sta bene, che è sempre nero, anche questo se volete, se vi piacciono i mantelli più che altro. Poi vediamo un po', un po' schifo. Questo qui anche ci sta bene. No, assolutamente no. Pallotto ci sta benissimo. Poi c'è questo, che anche questo ci sta bene. Oddio, sai, quel backpack ci va un po' meglio. Pure questo è carino. Questo però ha dei rifili, ha dei profili un po' oro. Ecco, oro non mi veniva. Questo, diciamo, a vostro piacimento. Anche questo ci sta bene, dato che è tutto il cibo sarà skin. E anche questo. Ok, andiamo a fare il gameplay della skin. Noi ci vediamo tra Eccomi poco. qua ragazzi, sono ritornata. Scusatemi se mi trovate già a fare il gameplay avviato, però ho avuto un attimo un problemino. Allora, comunque non ho fatto niente di particolare, raga. Sono stata a spaccare legno e a prendere qualcosa, diciamo. Un lama? Ah, non mi dite che questi sono... Oh no, non è un lama. Che schifo, sono quegli alieni di... Raga, a me questi alieni fanno schifo. Oh cavolo, raga, mi sono attaccato in testa. Pure la vita, mamma mia, questi alieni. E voi, a voi danno fastidio gli alieni? Secondo me alcuni di voi li odiano come me. Comunque per ora farò solo questo gameplay. Se volete gli altri, io vi ho fatto vedere solo questo per non allungare troppo il video, raga, perché sennò arrivo a 30 minuti di video. E poi fatemi sapere se volete magari anche gli altri faccio una seconda parte. Comunque per ora vi ho fatto vedere più o meno le combo, tanto cioè sono uguali come colori, quindi ci sta. Anche per vale, cioè gli abbinamenti e gli accostamenti valgono anche per le altre tre skin, perché alla fine sono talmente identiche che come gamma di colori intendo, raga. Vivaio verdeggiante. Ah, a proposito, dall'ultimo aggiornamento non si sa perché queste due città, Vivaio verdeggiante e quell'altro che non mi ricordo il nome, praticamente hanno cambiato il nome e gli hanno dato in inglese, invece di darcelo in italiano risulta in inglese anche a noi italiani, quindi non è tranquilli che è un bug generale. Comunque è assai strano questa cosa, davvero. E noto con mio dispiacere che qua la situazione si è fatta ancora più peggiorata di quando siamo andati a vederlo in video, raga. Perché poi io non ho continuato a fare video di questa zona, però è diventata peggio peggio di prima. Secondo me qui succederà una terza guerra mondiale, su Fortnite. Probabile. No,
No, io gli alieni non li voglio di nuovo in testa, eh? Abbiate pazienza, non li rivoglio, date via. Maledetti. Meno male che Sunny andava con gli alieni. Ora capisco quelli la dottoressa Sloane perché ci diceva di non ascoltarla. Ah, vedo che qui è morto qualcuno. A posto proprio. Ah, però almeno ho qualcosa. Vediamo un po'. Un pompa e un cecchino. Però l'unica cosa è che vorrei trovare un altro scildino. Se io non mi faccio lo scildone come sto, non risolvo. Accidenti. Chissà se c'è un altro scellino. Vediamo un po'. Però non sento nessuno in questa partita. Un po' noiosa. Non c'è nessuno da killare. Come dico di solito. Ah vabbè, però sto bel pompa, me lo prendo volentieri, pure questo assalto. Ecco perché fa sempre comodo. Comunque dall'ultimo aggiornamento, andate a vedere il video se non l'avete visto, quello dell'evento finale, mi raccomando. Comunque sono uscite davvero delle belle skin. Skin che praticamente si personalizzano con la vostra skin di armi, detta così in italiano, oppure wrap, dovrebbe dirsi così. Vediamo un po'. Oh, ok, forse riesco a farmi il suo shield, raga. Vediamo un po'. No, poi mi rimane. No, non mi dire, aspettavo che. Non riesco a trovare un altro po'. Dai, mi serve un altro fungo. Poi se non ci sta qua. No, qua c'è la moccotta. Non mi serve la moccotta. Sopra. What? Cos'è? Ah, la macchina, raga, mi sono preso un colpo. Ho detto, ma cos'è? Ho sentito parlare a qualcuno, ho detto, ma sarà una delle missioni leggendarie, perché raga, sono uscite le missioni leggendarie. Boh, pensavo che era una missione che si era attivata da sola. Bah, non lo so, raga. Succedono cose strane sul Fortnite. Qua non devo andare, che ci sono dei parassiti brutti, brutti, brutti. Dopo aver girato 3 ore e mezzo senza cercare nulla, nel vivaio verdeggiante, ovvero la mia siepi da grifoglio, non abbiamo trovato un tubo e quindi io direi di andarcene pure. Siamo rimasti 12 cristiani e io non me ne sono probabilmente accorta perché non ne ho visto nemmeno uno. Cioè, uno tanto per sfizio, ma volete far che là uno. Comunque, raga, io vi faccio vedere come spara la scheda, perché tanto qua sembra che c'è il mortorio, non sembra che ci siano 100 cristiani in partita. Cioè, ormai sono 10, però erano 100 cristiani, non ne ho visto nemmeno uno. Spariamo al cinghialotto. Ah, è vero, il cinghialotto mi dà questo. E quindi posso farmi lo scildone. Io spero che non mi cecchinino in un modo brutto. Anche perché se no me la sto cercando un po'. E ora si va a comandare, raga. Ah, che bello, c'è qualcuno. Esiste qualcuno in questo gioco.
Già è finito il fight? No. Ma stanno tutti là, stanno a fa... Ah no, è il cinghialotto magari che ha sparato. Dai, rimani ferma. Rimani ferma. Cavolo, l'ha visto. Saltata la copertura, ragazzi. Oh, porca puttana! No, raga, non, no, devo censurare questa parte, raga. Mi sono preso un colpo, non ho visto la scia, raga. La scia, perché non si vede più la scia del sto cerchino? Mi sono preso un colpo, raga. Un colpo. Mi volete far morire. Mi siete fa cuore. Mi volete far morire. Maledetto gioco. Mi volete far morire di crepacuore. Non si può, raga. No, no. No, no, questa mia ora è morta. Questo, non lo so. Non lo so, raga, non so più niente. Dove sta? Oh, raga, me la sono lisciata tantissimo. L'ho lisciata, come la sto lisciando? Tutto in prove video sta succedendo, tutto in prove video, raga. Io non li faccio sti liscioni. Dove sta? Non la vedo più questa. Raga, se si è intrufolata nel cespuglio ma in cazzo, eh? Se si è intrufolata nel cespuglio ma in cazzo. No, no, no. Vai, sì, pure gli UFO, alieni. Benissimo. Mannaggia pure. Raga, questa è una situazione brutta, penso di morire presto. Anche se... Sono giovane io! Fanciullo, raga! Addio! Oh, è crepa, grazie, benvenuto. Oh, vai, mi sono fatta Rick! Vai, perfetto. Prendi il suo scar. E vai via. Oh, raga. Questo vale 20 like, raga. Se non facciamo 20 like, guarda, cioè, dopo questa azione. Mamma mia. Me l'ha fatta sudare, sta kill Fortnite, guarda. Mi sono lamentata. Mi hanno dato. Allora. La situazione si è scaldata. Io non voglio usare l'UFO, quindi direi di lasciarlo qui. Anche perché non sono un infame peggio di questo che ho ucciso. Raga, non c'è nessuno. Sì, c'è qualcuno. C'è quello di prima! Quello di prima! È quello di prima, bastardo! Te lo meriti! Te lo meriti! Chi è? Ah no, è questo che cammina. Era leggendario! Era leggendario, raga! Leggendario! Oh! No, 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 no. Raga, qua va a finire male. Me lo sento. No, 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 raga. Allora, qua ne ho finito molto. Vai, sì! Bellissima questa vittoria. E con questa vittoria nel gameplay, raga, io vi saluto. Non sono mai riuscita a fare una vittoria reale con voi. Ci siamo riusciti. E vai così. Ciao ragazzi.